Ha confermato la sua verità Sergio Staderini, ex presidente di Coingas, coinvolto nella maxi inchiesta e nei cui computer furono ritrovati migliaia di file audio. Oggi era in calendario l'incidente probatorio di fronte al GUP. Nelle sue risposte, Staderini ha ripetuto le parole che già lo scorso autunno aveva pronunciato di fronte al pubblico ministero in un interrogatorio dal quale emersero elementi importanti. Sto ragionando, come fa a entrare? Perché gli dai queste pratiche? Secondo lui dice che Magri gliel'ha segnalato Magri, questo avvocato di Firenze. Cioè. E nell'occasione in cui lo Staderini, essendo un impiegato di banca e facendo il presidente di Coingas, la banca lo richiamò, dice guarda che c'è incompatibilità qui, scegli o stai lì e segui la carriera politica oppure torna in banca e chi si è visto sei. Allora dice, e questo l'ha confermato stamani, che sono andati a Milano, perché Meraglia avrebbe detto guarda che c'è sto Rasone che è un dio. E vanno a Milano. In effetti, con l'intervento della banca fa retromarcia. Dice, vabbè, continuo a fare la funzione politica, insomma. Dopo però è cambiato un'altra volta, perché è cambiata la banca di Vicenza è fallita, tutto c'è, tutto è. Però, ripeto, è stato molto preciso nel... Poi, anche la fregatura sua, qual è, a mio avviso? È che quando la Digos ha fatto la perquisizione a casa sua, a casa sua ha trovato questi dischi, che lui registrava tutto, è una sua mania anche, dice io registro per ricordarmi quello che ha fatto, vabbè, vero o non vero, insomma. È lì che lo fregano, è che lì c'è tutti i colloqui che lui ha, le registrazioni, le email che si mandano. Quindi per la procura ha trovato il pane per i suoi denti, insomma, mangia bene lì, cioè, nel senso buono, ecco. Il prossimo appuntamento presso il Tribunale di Arezzo sarà martedì, quindi per la chiusura si andrà intorno al 20 di giugno con i riti abbreviati richiesti da Staderini e Bigiarini e le relative sentenze.